Sono Pietro Formis, sono un fotografo subacqueo. Ho iniziato a fare fotografie subacquee circa 10 anni fa per piacere, per portare a casa delle fotografie dalle mie vacanze e dai miei viaggi. Mi sono appassionato sempre di più alla fotografia subacquea fino a che questa è diventata anche un lavoro. Conduco dei workshop in Italia, in Mar Rosso, in giro per il mondo, abituandomi sia all'aspetto subacqueo che anche capendo qualche piccolo accorgimento tecnico dal punto di vista fotografico, ho iniziato ad avere i primi risultati. Quello che ha fatto veramente la differenza in assoluto dal punto di vista della qualità delle mie fotografie è stata l'acquisizione di un flash esterno ed è il primo consiglio che io do anche a tutte le persone che iniziano. Piuttosto che comprarsi una macchina fotografica super performante, una reflex da migliaia di euro, è meglio comprarsi un flash subacqueo. Questo ha veramente cambiato il modo di scattare. Successivamente il passo è stato quello di acquisire un'attrezzatura più performante, per cui una macchina fotografica reflex con scafando in alluminio, magari dei flash più performanti. Ultimo ma non ultimo, l'acquisizione di un bel monitor per la post-produzione, che è diventato ormai un elemento indispensabile soprattutto per la fotografia subacquea. In questo momento io utilizzo una Canon 5D Mark III con uno scafandro in alluminio della Nautica. La mia postazione è costituita principalmente da quello che è il fulcro, che è il monitor Eizo CG2730, che è stato un grandissimo salto in avanti nella post-produzione delle mie immagini. Diciamo che in parte ha anche cambiato il mio modo di post-produrre. Nelle fotografie subacquee ci sono una quantità di neri e di zone scure incredibili. Passando dal mio vecchio monitor al nuovo Eizo, ho dovuto quasi riposprodurre tutto il materiale che avevo in lavorazione in quel momento, perché mi sono accorto di cose che erano invisibili prima. E questo è importantissimo, non perché tutti possano vedere effettivamente il lavoro su un monitor di questo livello, ma perché questo ti garantisce un margine di sicurezza tale da poter mantenere un flusso di lavoro sicuro fino all'output finale.